Allora, Coach Mariga, una partita interminabile questa della 14ª giornata, sotto 2-1 e sembrava che oramai forse il 3-1 in possesso della formazione del fermo, c'è stata una reazione e si è lottata punto a punto e si è chiusa su 15-13 per i padroni di casa. Sì, partita da un punto di vista psicologico tanto impegnativa. La posta in gioco era altissima perché comunque la qualificazione tra le prime quattro nei playoff rappresentava un punto importante per entrambe le squadre. Abbiamo giocato discretamente fino al blackout del terzo set, come dicevi tu, in cui abbiamo preso un parziale enorme. Poi sul 19 a poco, a 7 mi sembra per loro, c'è stata questa reazione. Reazione un po' per merito nostro, un po' per demerito loro, ci ha portato a vincere il set che ci ha un po' tranquillizzato. Il tie break poi è un terno all'otto, sappiamo, 15-13 al tie break, però come risultato ci sta, prestazione da rivedere, ma meno peggio di altre volte fuori casa. Allora Presidente, è stata una partita da assistere per nonne deboli di cuore? Partita entusiasmante. Tecnicamente ad un buon livello, c'erano questi punti in palio per passare ai playoff, speriamo che siano stati sufficienti per entrambi e poi incontrarci di nuovo. Dicevamo appunto una partita in cui praticamente la sua squadra, Presidente, era partita subito bene, poi praticamente nel terzo e quarto set sembrava avere l'incontro in pugno, poi però c'è stata la rimonta del Tolentino. Sì, come a volte succede con le squadre giovani, abbiamo quattro sesti se non più di ragazze giovanissime, quindi il terzo set, diciamo, dopo aver pensato di aver già la partita in pugno, c'è stato un calo di concentrazione e la partita ha preso un'altra piega. Tolentino ci ha creduto fino in fondo, poi è stato il tie break, rimane sempre un terno all'otto, no?